Giuseppe Mastino, allora, grande protagonista di questo 2-2, perché ha fatto un bellissimo assist su punizione, sulla punizione deviata, comunque l'hai calciata tu. Racconta un attimo la partita, siete passati subito sotto, però poi avete giocato fino al vantaggio. Sì, beh, diciamo che l'autorete ci ha un po' spiazzato, anche perché era in un momento dove noi stavamo andando bene, avevamo comunque il pallino del gioco in mano. E comunque dopo lo stesso, dopo il gol subito, abbiamo continuato a giocare. Nel primo tempo siamo stati un po' inefficaci davanti, un po' troppo statici e prevedibili. Poi nel secondo siamo riusciti a sbloccarci e anche a passare in vantaggio, però poi niente. C'è... Anche loro davanti erano molto forti. Ecco, c'è un po' di rammarico, sì, perché certo. Stavate facendo voi la gara. Beh sì, una palla persa, una punizione sbaglio da tre quarti, potevamo difendere un po' meglio, però anche la stanchezza ha contribuito a questo gol subito. Ecco, state crescendo, l'ha detto il mister, siete piaciuti nel primo tempo fino alla tre quarti, vi mancava l'ultimo passaggio. Invece inizio del secondo tempo, l'hai fatto vedere tu come si fa l'ultimo passaggio nel gol di Melone, è stato bellissimo. Sì, beh, anche loro comunque nel primo tempo erano molto compatti, tutti magari noto anche davanti a tutti stretti davanti alla linea dell'area. Nel secondo tempo si sono allungati e appena si sono allungati sono riusciti a trovare lo spazio magari per un inserimento di un centrocampista, quindi sono riusciti a... Ecco, sulla punizione, il tuo tiro deviata, in classifica a marcatori siamo a quota 3. Speriamo che sia di buon auspicio per il resto del campionato, non mi era mai successo, vuol dire che magari un po' la ruota gira e speriamo di continuare a far bene per questa squadra. Ecco, come la stai vivendo questa nuova avventura? Tu per tutta l'estate eri proiettato alla Torres, lo sappiamo, poi è un capitolo chiuso. Però ti ha fatto piacere aver ricevuto la chiamata di Cerbone, certo, che ti stima, certo, ti conosce benissimo. Era già tardi quando comunque la Torres mi ha comunicato che non avrei fatto parte della Rosa. Mi ha, diciamo, aspettato e io cercherò di ripagare lui e tutta la società come meglio posso. Si vede che eri allenato benissimo, perché sei entrato subito nei meccanismi. Poi sì, è facile perché conoscevo già il suo meccanismo. Ancora c'è tanto da lavorare, perché verso il 70esimo anche un po' sono calato notevolmente, come magari un po' anche il resto della squadra, però il campo, il caldo, e ancora c'è tempo per Ecco, lavorare. Giuseppe, cosa ti aspetti da questa stagione? Perché tu hai fatto sempre tante belle porzioni di stagione, forse ti aspetti di farla Speriamo tutta di fare, intera. Esatto, un po' più di continuità, anche con l'aiuto della squadra. Appunto, niente, un po' di continuità, un po' di fortuna anche. Una salvezza tranquilla e poi vedremo. Vedendovi giocare, pur lodando i giovani che avete, anche quelli davanti, forse un po' più di peso servirebbe. Lo state cercando anche sul mercato. Sicuramente qualcuno che magari ci fa rifiattare, perché comunque noi siamo tutti di una statura non molto elevata, e quindi magari una punta di peso, Federico Amione che sta riprendendo da un infortunio, poi sicuramente non so se la società stia cercando qualcun altro. Però sicuramente ci può aiutare qualcuno che ci faccia respirare. Ecco, l'esempio è venuto dal Selargis, uno sì, come Alessio Figos, che conosci benissimo, anche, tiene anche benissimo palla, Sandra. Esatto, tiene bene palla, procura il fallo. Hanno due, quindi respirano alla grande nei momenti di difficoltà. Poi hanno il terzo in panchina, entra a Melis e fa gol. Giocatori di qualità, bisogna lasciare spazio alle loro giocate, ne basta uno e poi va bene. Giuseppe, complimenti per l'assist, per il gol, per la partita, in bocca al lupo per questa stagione.